Startup Campania, come sottolineano promotori, organizzatori ed anche partecipanti, dà una spinta propulsiva ad alcune idee innovative e brillanti che senza uno strumento come quello rappresentato dal premio dell'innovazione rischierebbero di restare chiuse in un cassetto. Prova ne è la grandissima richiesta di partecipazione che ha indotto gli organizzatori, durante la presentazione, a prorogare al 10 maggio la scadenza del bando per dare l'opportunità a tutti gli interessati di parteciparvi. Uno degli esempi migliori di progetto che non è rimasto solo su un foglio di carta, ma che ha dato il via ad un'azienda, è quello di Megaride di Flavio Farroni, startup vincitrice della passata edizione del concorso regionale. Megaride è uno spin-off accademico nato all'incirca un annetto fa, qualcosina in meno. Nasce per dare valore ai prodotti della ricerca del nostro gruppo in Dinamica Veicolo dell'Università di Napoli e nasceva con l'obiettivo in realtà di fornire software per simulazioni di guida praticamente. Ci interfacciamo quindi a tutti i player del motorsport e dell'industria automobilistica nazionale ed internazionale. Siamo partiti da uno sviluppo prettamente B2B orientato alle aziende, adesso stiamo progressivamente traslando verso invece un mercato più ampio, quindi B2C, smart mobility, guida autonoma e algoritmi avanzati di guida che possono essere quindi a bordo delle nostre vetture. Tante volte noi chiamiamo Megaride un progetto dovuto, l'abbiamo definito, perché in qualche modo i prodotti erano lì, la nostra ricerca aveva una forte connotazione pratica e se non avessimo fondato uno spin-off, forse come tante altre cose che vengono dalla ricerca sarebbero finite in un cassetto. Quindi in qualche modo chi ha delle realtà in mano, insomma qualcosa, dei contenuti validi, faccia il salto e provi a fare imprenditoria in qualche modo, perché tante volte può andare bene. Siamo nati in tre, quindi un ricercatore, un assegnista di ricerca ed un dottorando di ricerca. Ad oggi il gruppo si sta fortunatamente ampliando con le nostre prime assunzioni, quindi in qualche modo siamo felici di aver fatto parte, tra l'altro, poi del progetto Startup e di essere stati incubati all'interno dell'incubatore di Città della Scienza.